Ciao ragazze, oggi vi recensisco questa nuova linea di correttore occhi lanciata dalla Nivea. Saranno un flop o un prodotto top? Scopriamolo insieme! Prima però, like di supporto e iscriviti al mio canale per non perderti nessun video recensione sulle ultime novità beauty. Qualche mese fa Nivea ha fatto uscire un nuovo prodotto, il Q10 Cushion Occhi. La linea prevede due varianti che si differenziano per tonalità di colore. Però una cosa che ho notato e che a mio avviso sarebbe stata utile è che non c'è nessuna indicazione che mi aiuti a capire quale delle due colorazioni si adatta meglio alla mia tipologia di occhiaie. Cioè, se le mie occhiaie sono blu o marrone scuro, quale dei due colori devo usare? Forse daranno per scontato che uno lo sappia già, oppure si riferiscono nude e light alla colorazione della pelle. Però una piccola scrittina. Non capisco cosa devo scegliere. Comunque, le varianti a disposizione sono due. La 01 Light, che è quella più chiara, dalla colorazione bianco rosato tendente al freddo. Mentre la 02 Nude è più scura ed è una colorazione più aranciata dalla tonalità calda. Più avanti nel video vi faccio vedere anche il risultato sulle mie occhiaie. I principali punti di forza di questi prodotti è che sono primer leviganti, correttore e antirughe, perché contengono il coenzima Q10. Ma la vera cosa bella di questo prodotto è sicuramente il pack. Sono correttori a penna e basta schiacciare questo pulsantino qui per far sì che il prodotto esca. E devo dire che lo trovo molto comodo rispetto al solito correttore nella palette. Un'altra cosa che trovo molto pratica è la forma, molto semplice e poco ingombrante. Del tipo che lo butti in borsetta e all'occorrenza quando ti serve lo utilizzi senza che occupi troppo spazio. Ora però vediamolo in azione sulle mie occhiaie. Eccoci qua. Allora, io sul viso non ho niente. Vabbè, concedetemi il mascara e la matita. Il rossetto, giusto per dare una parvenza di bellezza a questa prova prodotto, perché sennò diciamo che non mi sentivo a mio agio, ecco. Però io come base non ho nulla, infatti non ho né fondotinta né correttore né niente, così vediamo il prodotto che effetto ha sulle mie occhiaie. Avendo di correttori due colorazioni differenti, pensavo di provarne uno, magari lo 01 da una parte e lo 02 dall'altra, in modo tale che vediamo anche così più velocemente le differenze. Quindi applico lo 01, allora basta cliccare, così, e poi con la spugnetta si passa sull'occhiaia. La texture è molto leggera, come potete vedere, e la spugnetta lo stende veramente molto bene ed è anche una piacevole sensazione. Oh. Ora, come vedete, non basta stenderlo solamente con il correttore, ma bisogna picchiettare o con le dita, come sto facendo io, oppure con una spugnetta, perché altrimenti il correttore si vede parecchio e non si stende bene. Giusto così, per il primo risultato, questo è l'occhiaia con il correttore e questo invece è con l'occhiaia ancora da sistemare. Adesso procedo alla stessa maniera sull'altro occhio, provando però lo 02, quello nude. Questo rimane un po' più sui toni del giallino. Adesso vado a stenderlo per uniformarlo all'incarnato della pelle, sempre con le dita perché così non si può vedere. Ed ecco il risultato finale. Come potete vedere, tra una colorazione e l'altra non c'è molta differenza. Questa è la parte light con lo 01 e questa è la parte con lo 02 che è il nude. Non si vedono molte differenze, quindi in realtà bisogna un po' vedere voi l'incarnato probabilmente. Quindi se avete un incarnato leggermente più scuro rispetto al mio, magari vi va bene un nude. Se avete magari un incarnato più chiaro, lo 01 va bene. Coprono abbastanza bene le occhiaie, quindi il risultato mi piace. Rendono l'occhio molto luminoso, infatti l'effetto non è matte. Come correttori occhiaie trovo che siano perfetti per fare un ritocco veloce durante la giornata quando si ha un make up piuttosto leggero, mentre non ve li consiglierei per un trucco da occasione speciale, quando appunto si ha necessità di una copertura maggiore sulle occhiaie. Nel complesso comunque mi piacciono perché comunque sono facilissimi da utilizzare, bastano due click e rendono immediatamente lo sguardo più fresco e luminoso. Per quanto riguarda l'inci, per non essere un prodotto bio o con ingredienti di origine naturale, ha un inci piuttosto buono rispetto ad altri prodotti simili. Per il prezzo si aggira circa 19,99€ e diciamo che come correttore non è tra i più economici. Bellino è bellino, però secondo me la coprenza non giustifica il prezzo. Quindi fate voi le vostre valutazioni. Comunque, se siete curiosi di provarlo, io vi lascio qua sotto in info box il link dove acquistarlo su Amazon. Bene ragazze, spero che questa mia recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuta, lasciatemi un bel like. Io qui vi lascio altri video che secondo me possono interessarvi. Noi ci rivediamo al prossimo. Aloha!